forza. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, nella prima alleanza un gran numero sono diventati sacerdoti, perché la morte impediva loro di durare il mondo. Cristo invece, che resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio. Egli, infatti, è sempre vivo per intercedere al loro favore. Questo è il sommo sacerdote che ci occorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni giorno, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Lo ha fatto una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge, infatti, costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce sacerdote il Figlio, reso perfetto per sé. Parola di Dio. Sanya dalawa.
con le mani tolte. Guardi però si papà. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella liturgia di oggi il Vangelo racconta di una scriva che si avvicina a Gesù e gli domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù risponde citando la sua lettura e afferma che il primo comandamento è amare Dio. Da questo poi, per naturale conseguenza, deriva il secondo, amare il prossimo come se stessi. Udita questa risposta, lo scriva non soltanto la riconosce giusta, non dice che è vero quello che dice, no, ma nel farlo, nel riconoscerla giusta, ripete quasi le stesse parole dette da Gesù. Hai detto bene, maestro. E secondo verità, che amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo con se stesso vale più di tutti i olocausti e sacrifici. Ripete. Ma io mi domando, perché nel dare il suo assenso quello scriva sente il bisogno di ridire le stesse parole di Gesù? Questa ripetizione pare tanto più sorprendente se pensiamo che siamo nel Vangelo di Luca, di Marco, il quale ha uno stile molto conciso e rispiega le parole. Che senso ha allora questa ripetizione? E questa ripetizione è un insegnamento per noi tutti che ascoltiamo, perché la parola del Signore non può essere ricevuta come un qualsiasi notizia di cronaca. La parola del Signore va ripetuta, fatta propria, custodita. La tradizione monastica, monaca, usa un termine audace, ma molto concreto. Dice così: la parola di Dio va ruminata. La parola di Dio. Possiamo dire che è così nutriente che deve raggiungere ogni ambito della vita, coinvolgere, come dice Gesù oggi, tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza. La parola di Dio deve risuonare, echeggiare e riecheggiare dentro di noi. Quando c'è questo eco interiore che si ripete, significa che il Signore abita il cuore. E dice a noi, come a quel bravo scriva del Vangelo, sei soltanto alla grande. Cari fratelli e sorelle, il Signore non cerca tanto degli abiti commentatori delle scritture. Cerca ancora un dolce che, accogliendo la sua parola, si lasciano cambiare dentro. Ecco perché è così importante familiarizzare con la Chiesa,
farlo sempre a portata di mano, anche un piccolo Vangelo in tasca, nella borsa. Ma passa nada. Quando lo facciamo, Gesù, parola del Padre, entra, ci entra, diventa intimo a noi e noi portiamo frutto in Lui. Prendiamo, per esempio, il Vangelo di oggi.